oggi apro questo vlog con le mie amiche. Ciao. Mia sorella, mi porto vicino, non sono una tua amica, sono tua sorella. Della verità. Lo sappiamo. Perché? Aspettate, non ci dobbiamo far rubare i posti nel frattempo, non è facile. Questa settimana e la prossima spunterò tantissime cose dalla Summer Bucket List. È vero. Che è iniziato ufficialmente il 1° maggio. Oggi è 6 e siamo al nostro primo concerto. Primo di una lunga serie, come sapete. Dopo 2 anni. Tre anni. Stiamo andando verso l'hotel. È bellissimo qua. Fortuna c'è il signore che ci aiuta con le valigie, perché altrimenti non ce l'avremmo mai fatta. Ci sono delle scarpe bellissime, ragazzi. Lei è già shopping. Plot twist, ha voluto prendere tutte le valigie lui. Raga, ciao. Scusate, ma Deborah ha già detto ci faremo il culo. Eccoci noi a fare le foto tra un'ora. È spettacolare. Ah! Siamo appena arrivate. Mamma mia, amore, già da qui c'è una vista bellissima. Qui c'è Bianca, che è la favolosa proprietaria di questo. Che, cioè, raga, io non so come farvi vedere la bellezza di questo posto dove siamo. Cioè. Ma voi vi rendete conto la piscina che affaccia sul mare? No, raga, sono sconvolta. Ci ha raccomandato anche di andare in qualche taverna lì sotto, di andare a sinistra se vogliamo fare diving nelle rocce, cosa che non vedo Deborah interessata. E oggi è una giornata un pochino nuvolosa e comunque stupendo. E qui ci sarà il tramonto, tipo il più famoso dell'isola. E quindi ci diceva, mi raccomando, se volete godervelo, la cosa migliore è letteralmente stare in hotel, perché sarà pieno di gente appollaiata, faranno anche un sacco di rumore e di casino. Ma non c'è dubbio, io sarò esattamente mi troverete qui in quell'angolino da oggi e per sempre. E adesso andiamo a scoprire la nostra stanza. Da queste piccole scaline siamo arrivate nella nostra stanza, che ha questa piscina un po' infinity direttamente sul mare, ed è calda, anche l'idromassaggio. Adesso ci stanno portando i bagagli. Questa vista è spettacolare, e appunto dove poi avverrà il tramonto, molto tardi, ci sono per le 8, 8 qualcosa. Sì, 8 e un quarto. E... bye. Thank you so much. Questa è la nostra stanzina, tutto bianco praticamente, ovviamente tutto in queste cave tipiche. Lì piccolo salottino. Di qua altro passaggio e si va nella zona bagno e vestiti. Questo è cos'è? Armadio? Ah no, qua è dove c'è caffè, eccetera, eccetera. Qua ci danno anche l'acqua, ce la danno gratis, al, 2 bottigliette al giorno, 2 capsule del caffè Nespresso. Vedo anche che c'è il mio decaffeinato. E questo è il bagno, bello il bagno. Sì, il bagno bellissimo. Tutto bellissimo, sì. Hai ispirazione per casa. Poi ti senti sempre in vacanza a casa. Mamma mia. Te lo fai così. Carino, adesso metterò subito le ciabattine. Adesso io metterò subito nella piscina. Ragazzi, cioè noi ci siamo innamorate di Santorini, anche oggi che è tutta nuvolosa, e infatti non crediamo si vedrà nessun tramonto. Ma peccato, perché c'eravamo tutte preparate proprio mentalmente. Ok, andiamo
qui, così poi torniamo per il tramonto. Invece mi sa che vedremo il buio dalla piscina calda. Però prima dobbiamo mangiare perché abbiamo famissimo, abbiamo fatto solo colazione molto tardi. Sì. Che poi molto tardi. Beh sì, era mezzogiorno. Però in Italia erano le 11. È vero, quindi è vero. Effettivamente sono molte ore che non mangiamo o beviamo. Quello è però è un po' ventoso. Cioè è bello quando poi c'è effettivamente magari il tramonto. Siamo tornate in hotel perché, come potete vedere, il cielo non è il top. E infatti fa freddissimo, che avevo incicato prima. Quindi noi approfittiamo per farvi per farvi vedere com'è qui la situazione della piscina in comune. Perché oltre alla piscina privata c'è anche questa qui in comune, che non credo che sia riscaldata. È meravigliosa, ma è bellissima. Beh, qui dobbiamo solamente mamma mia, una foto qui per forza. Ma che paura poi. A strapiombo. Ora ti dico se è calda. Se è calda, amo, io mi metto qua, ora. A me è calda. Giorno 2 a Santorini. Per chi dice non ci si abbronza con la 50 e non ci si abbronza in piscina, non è vero. A parte che ho ancora il collo bianco, ma più che altro sono tanto rossa qui. Perché... no, anche il collo bianco, perché ieri, cioè tipo stavo così, leggendo, stando al telefono, non mi ricordo, e quindi l'ho preso così, ma vabbè. Comunque, questa è la palette di colori che ho scelto per Santorini, c'è anche qualcosa di rosa, quindi rosa, bianco, celeste, azzurro, blu e arancione. E questa valigia, quindi tutti gli outfit, li ho pensati in live su Instagram, ormai è una cosa che mi piace fare, la seconda volta che la facciamo, e la prima è andata benissimo perché abbiamo scelto insieme gli outfit per Venezia. Adesso, stamattina siamo andate semplicemente a fare un giretto a, credo che non si legga Oia, il posto dove siamo a Santorini, ma Ia, senza la O. Mi hanno detto che non si pronuncia la O, non so se questa cosa è vera o meno. E siamo andate a fare colazione in un posto che in realtà poi abbiamo scoperto essere molto caro. Infatti ho messo la lista dei caffè su Instagram, qualcuno mi ha risposto in di meno 10 euro, tipo caffè macchiato. Abbiamo pagato quasi 40 euro la colazione e abbiamo preso un caffè greco doppio, Deborah, che c'è schifo si può dire. Ho detto. Io un ice coffee, no, cappuccino, un cappuccino freddo proprio con ghiaccio e soprattutto la schiuma di latte, buonissimo, straconsigliato. Croissant butter croissant, che faceva schifo, sembrava pane, l'abbiamo lasciato. Un baklava, che ho chiamato ovviamente balaclava, come quelle cose lì tipo cappucci. Poi, e che era buono, pesante ma buono, è una cosa che comunque volevamo assaggiare. Poi che abbiamo preso? Ah, Deborah ha preso una lemon cake, anche quella buona. E poi per me il top del top, infatti la voglio riprendere, non lo so, tipo anche forse take away, perché per sedersi veniva tutto molto, il lemon juice. Cioè ho letto che c'era orange juice, lemon juice, e tu vabbè, un succo di limone, a me piace il limone, tipo limonata. Era proprio concentrato, aspro, infatti ti portavano tutto lo zucchero, ma io mangio il limone a morsi, e quindi per me era pazzesco. Bagno, giornata in piscina, direi che la posso spuntare dalla lista, perché cioè è tutto quello che abbiamo fatto oggi, stare nella nostra piscinetta che è riscaldata appunto, e anche l'idromassaggio. Oggi è una bellissima giornata soleggiata qui a Santorini, e prima stamattina siamo state anche nella piscina dell'hotel qua sopra, che non è riscaldato, almeno la sera. Perché la sera è riscaldata, invece il giorno no. A meno che l'altro giorno l'abbiamo sentita riscaldata solo perché ha preso il sole della giornata. No, dici che è proprio riscaldata la sera. Calda, sì. E adesso vado in doccia. Mi raccomando, quando andate in questi posti pensate tanto al corpo, sia con i solari che dopo, perché altrimenti poi siete secche e secchi da morire, perché nonostante noi non abbiamo neanche toccato ancora il mare, cioè si percepisce quell'aria marittima, sì, ma anche banalmente la piscina... secca tantissimo. Quindi ho portato il Golden Radiance Body Oil di Freshly, che quello va a nutrire, idratare tantissimo, e non va però a ungere come un olio, diciamo, proprio classico. Quando ero più piccolina mettevo un olio commerciale sul corpo, e va anche a dare un leggerissimo colore, che in questo caso mi servirà per uniformare e sembrare un po' meno rossa, un po' più abbronzata, perché sono anche i primi giorni di abbronzatura letteralmente. Adesso vado in doccia, sono le 4. Che ore sono? 4 e mezza. 3 e mezza? 3:26? È presto, infatti io mi prendo ancora un po' di sole, bella. No, io no, perché penso di volermi fare i capelli, ci vorrà tempo. Anche i capelli sono abbastanza secchini, però li ho lavati ieri, quindi non li vorrei rilavare sinceramente, però li voglio mettere un attimo in posa. Non ho portato olietti per capelli perché sono stata uno scema,
perfetto. E stasera vorremmo fare una bella foto al tramonto e goderci anche il tramonto, sì, visto che ieri purtroppo era tutta nuvolosa l'isola. Oggi invece è proprio una giornata perfetta. E per chi si chiede, ma vale la pena venire a maggio a Santorini? Sì, sì. Cioè molto di più forse, perché è già bella piena l'isola di persone. E non immaginiamo quanto sarà difficile camminare durante luglio e agosto, il caldo. Deborah stamattina è uscita con una felpa abbastanza leggerina ed era mattina, quindi all'ombra stava bene. Abbiamo fatto due scale. Abbiamo sudato tantissimo, raga, tantissimo. Infatti. Ah, hai sudato? Sì, cioè io sudo tantissimo. Infatti, raga, l'unica cosa è che sicuramente magari a maggio il mare non è fattibile. Infatti, chi ha del posto lo dice che per loro è ancora inverno, perché qui d'estate fa proprio caldo. Però se prendete un hotel che ha delle piscine riscaldate sarebbe ancora meglio, però anche normali riuscire comunque a godervela tantissimo. Ovviamente in una settimana dove c'è bel tempo, ma questo è ovvio. E niente, mi butto in doccia e poi vediamo che look faccio. Pensavo a una roba molto semplice. Non so se avete visto il video dove mi trucco con She Glam, ma pensavo di riprodurre quel make-up con un tipo di celeste diverso. Ieri ho fatto un eyeliner bianco, quindi oggi volevo fare non bianco. E poi domani abbiamo prenotato una cosa molto bella. Una cosa della bucket list che pensavo di non riuscire a spuntare. Cioè, invece, quando l'ho messa pensavo di non riuscire a spuntare. Non la dico ancora perché non l'ho spuntata. Ah, in tutto ciò sapete? Mi è appena venuto il ciclo. E vabbè. Sono nella mia fase preparazione. Tra poco mi andrò a truccare. Ho deciso di farvi vedere anche l'applicazione. Guardate a quanto sto già, quanto ne ho utilizzato. Dell'olio di cui vi parlavo, di Freshly. Vado prima a shakerarlo. E poi lo vado ad applicare massaggiando dal basso verso l'alto, così, quindi facendo anche un pochino un massaggino che aiuta la circolazione. Guardate già la differenza sulla gamba dove non ho messo niente e la gamba dove ho messo il body oil. Cioè, oltre ad essere esteticamente più bella, è proprio bella nutrita, rimpolpata, sembra proprio più tonica. E questo qui, oltre ad assorbirsi, cioè rimane anche questo effetto così. E secondo me si percepisce anche leggermente il colore. Adesso mi direte voi, secondo me si percepisce. Vieni a vedere. Ammazza, sì. Dai, si vede. Però è naturalissimo. Sì, sì, sì. E vado a uniformare un sacco, soprattutto se appunto siete alle prime abbronzature. Perché comunque, vuoi o non vuoi, all'inizio non è che almeno io mi abbronzo proprio in modo uniforme su tutto il corpo. Quindi continuo, lo applico su tutto quanto il corpo. La cosa che mi piace di questo qui, a parte che potete comprarlo con il 25% di sconto, che non è poco, sia lui che tutto quanto, perché è dell'editivo su tutto il sito di Freshly, quindi se volete prenderlo sia lui sia il suo fratellino, quello con tutte le micro pelluzze oro che poi in estate sulle gambe è top. Il siero blu, vi faccio un po' il recap di alcuni miei preferiti. Il Rose Quartz Facial Cleanser o Face Cleanser, cioè ultimamente sto veramente in fissa, mi piace tantissimo la mattina. Se avete una pelle secca lo amerete a prescindere, se avete una pelle mista come la mia, la mattina quello è un detergente veramente che funziona, ma è come una crema lavante, non c'è niente di simile sul mercato secondo me, almeno io non ho provato niente di simile. Calcolate che l'ho condiviso questo pensiero l'altro giorno nelle storie di Instagram e molti mi hanno scritto insomma che ce l'hanno e che condividono. Ho messo anche tutto quanto sulle braccia, quindi oltre al fatto che appunto codice sconto delle lì per il 25%, intanto tolgo la maschera. Mi piace perché quando me lo applico a casa dopo che ho fatto la doccia mi sento tonificata, mi sento con il corpo nutrito, non secco, non solo per le ore dopo ma anche il giorno dopo, che non è una cosa da poco. In più è vegano e va bene anche per pelli sensibili, con cellulite, con stretch marks, che sono smagliature, che tra l'altro io le ho sia sul seno, infatti metto anche qua in realtà l'olio, sia nella parte interna delle gambe, forse anche esterna, forse un pochino anche esterna, sì, della coscia più che altro. La mia amica si è rimessa in pigiama, cioè io non ho parole. Tanto ti dovevo aspettare. Il pigiama, ma è freddo? No, è che non sapevo cosa mettermi. Il pigiama con le nuvolette a maniche lunghe. E io sono letteralmente in intimo. Siamo un po' in crisi, possiamo dirlo. A parte devo aprire qua anche, ok. Perché adesso è arrivato il momento del trucco e ci siamo portate giustamente tutti i fondotinta e correttori del nostro colore prepartenza. E quindi non sappiamo come truccarci la base. Non sappiamo come fare la base perché adesso non va bene nulla di quello che abbiamo portato. Soprattutto si vedrebbe uno stacco incredibile. Quindi io pensavo di usare
il liquid silk mischiato alla crema. Penso di usare il correttore solo il primo, quindi solo quello aranciato, e non mettere l'altro, o metterlo solo nella parte finale, e poi di andare a coprire tutto di blush e lentiggini finte. Cioè, mi sembra l'unica soluzione sensata, no? Dove fanno prova, no? Cioè, qua la situazione è grave, amici. Ti vedo. Raga, stavo scegliendo quali scarpe mettere. Non ho messo la sinistra alla destra. Cioè, io senza parole. Ok, ci siamo preparate. Adesso vi faccio vedere l'outfit e il make-up finale. Sta per iniziare lo spettacolo del tramonto e tutte le persone sono un po' appollaiate in giro. C'è qualcuno anche qui. Qualcuno si mette negli spot più d'angolo, ovviamente. E guardate lì sopra quanta gente. Non so se si vede così il make-up o se è meglio direttamente la luce del sole. Comunque, easy peasy, però carino. E in tinta con il vestitino. E niente, adesso mi vergogno perché Deborah è andata un attimo in stanza a prendere delle cose e sono sola. Madonna, mi sembra un sogno. È esattamente come mi immaginavo Santorini. Ah, di qua ci sono le casette bianche. È esattamente come mi immaginavo. È vero pure che siamo nell'hotel più bello che potessimo scegliere, che si chiama Old Castle, ma tanto vi lascerò tutto nell'info box. E nella parte più conosciuta, bianca, che ricorda Santorini come tutti la immaginano. Però oggi, stasera andremo a Fira, che è la capitale dell'isola di Santorini, quindi vedremo anche un po' di nightlife, perché lì è dove la sera è un po' più animato. Anche ieri sera era piena qua, cioè pienissima. Però ci sono queste differenze. Io sono ancora sconvolta da quanto è bella Santorini. Cioè, vorrei venire qui sempre. Ci sono persone che mi hanno scritto e vengono ogni estate, che è la loro isola del cuore. Veramente stupenda. E poi noi siamo state fortunate perché abbiamo trovato il volo molto economico. Pensate che noi volevamo andare a Mykonos, abbiamo aperto i voli e non avevamo trovato diretto per i giorni in cui volevamo partire, quindi abbiamo detto beh, vediamo Santorini di voli a pochissimo. Ovviamente poi si aggiunge, cioè tu vedi il volo di base, 25 euro di andata, poi Ryanair ti aggiunge se vuoi il posto, questo, quell'altro, il bagaglio, però alla fine, pur con tutte le aggiunte che non sono poche, il prezzo sicuramente si sarà raddoppiato, però comunque è rimasto abbastanza basso, e quindi siamo state fortunate in quello. Adesso vediamo un po' piano piano il sole che scende e il tramonto che inizia. Abbiamo anche il prosecchino, le patatine, qui c'è Debsy. Che bella amica, bianco. Grazie. Un bianco. E qua sta cominciando lo spettacolo del tramonto. Ah, sai che dal telefono si vedono i colori. Dal vivo ancora non vediamo questi colori qua arancini. Volevo farvi vedere anche il make-up della mia amica. Hola. Che ha deciso di mettere due brillantini. Raga, panico perché pensavo che non ce l'avrei mai fatta a venire qui al tramonto. No, invece è bellissimo. E ha finito il nostro prosecchino. Adesso farò la faccia tosta e lo andrò a chiedere di nuovo. Sì, ci sta un secondo bicchiere, perché adesso proprio inizia il momento del tramonto con... cioè che diventa proprio colorato. Mm-mm. E si dovrebbe riflettere su tutte quante le casette bianche. Infatti dicono che è importante trovare uno spot dove vedere il tramonto. Ovviamente ce ne stanno diversi, più di uno, e magari è bello vederlo in più di un posto. Però di vedere almeno una volta il tramonto, sia con vista mare che vista case, perché si vede il sole che scende e nel frattempo tutti i colori riflettersi sulle casette bianche. Per ora sono gialline, cominciano a essere, invece che bianche si tingono di giallo. Sono curiosa di vedere se si tingeranno anche di arancio, eventualmente rosa. Sarebbe molto bello. È finito, sta finendo anzi. Non abbiamo visto proprio i colori rosa sulle casette, però. Te l'ho detto che facevano un applauso. Non ci credevo! Oh, ma stanno lodando il sole. Mamma mia raga, qua c'è, avete un sacco di negozi di sandali. Tanti. Buongiorno. Oggi siamo al nostro terzo giorno già. Time flies. E siamo a Fira, che è dove siamo venuti anche ieri sera, ma volevamo vederla di giorno. Dritta era? Sì, qua poi possiamo cercare la felpa, che è tipo Tully Whale. Morta. Ok, perché dobbiamo cercare anche una felpina, visto che la sera fa tanto freddo. E oggi faremo questa experience che ci farà finire tardi. E in teoria ne avremo bisogno. Ma in realtà anche se troviamo qualcos'altro,
Ora i negozietti apriranno per le 10, quindi tra mezz'ora cerchiamo un posto dove fare colazione. Abbiamo passati già un po', ma Deborah non è ispirata. Non lo so, non sembra se cosa scegliere, perché manca una prestazione. Là ci sono dei bei fiori. Ma era tutto chiuso. Qua, e mi sembra tutto chiuso, mica. Che difficile. Qua vedo più gente. Dai, vediamo. In realtà anche. Ma siamo abbronzate secondo voi? Sì. O solo bruciate? Anche due. O tutte e due. Ah, ma il gelato con tutto il bene, no, è pieno di gelato. Ma cioè fa ancora freddo per noi per il gelato. Che bella Calia lassù. Ora magari no, per colazione, però. Sì? No. No, drinks. Cominciano ad aprire tutti gli shops. E poi oggi c'è un sacco di traffico e ci sono tanti bus perché è fermata per almeno due crociere grandi. Stavo vedendo il tassista, un'app che li fa vedere proprio le barche, sì, che ci che sono, stanno che stanno arrivando, le crociere, e poteva vedere il nome della crociera. Poi parlavamo anche delle isolette in generale qui, oltre a Santorini, ci parlava il bene di Ios, che però non ha un aeroporto, quindi comunque va raggiunta poi direttamente dal porto, ad esempio di Santorini. Bello. Dai, raga, io penso di voler tornare subito. Io ho deciso di fare una crociera in Grecia, così ti vedi tanti diversi posti. Stamattina abbiamo preso ice cappuccino e di nuovo la limonata, però in un altro posto, adesso sentiamo se sono buoni tutti e due. Così, vi diciamo se sono un po' una certezza, visto che ieri mattina abbiamo preso il Greek coffee e è andata malissimo. Quindi quello non ve lo consigliamo. Vi confermiamo che questi cappuccini sono molto buoni. Io l'ho chiesto con mediamente zuccherato e direi che è il massimo dello zucchero che si può chiedere secondo me. Io l'ho preso amaro perché se sei abituato al caffè amaro non si augura lo zuccherato. La pazzerella. Invece la limonata era più buona quella del Millennium Caffè, aia, perché questa qui è tipo frizzante. Non lo so, cioè la berrò, però non la riprenderei. Provando un po' di sandalini. Questi sono in raffia neri, molto belli, ma costano troppo. Abbiamo visto dopo il prezzo. I think it's right size. Cercando sandali siamo finite in questo spot bellissimo. Ormai è ufficiale, ragazzi, siamo per andare in barca. È un catamarano in realtà. Deborah è la prima della fila. Okay, in questo viaggio è sempre la prima della fila, anche la prima a scendere dall'aeroporto, dall'aereo. Stiamo raggiungendo il nostro catamarano. Cioè, nostro e di altre 14 persone, ma ok. Ora forse un pochino ci sentite che ci siamo fermati. Ci siamo fermati al primo stop a Red Beach, che è questa spiaggia qui. Non vedo nulla, amica. Vedo solo che sei tutta intera. Che c'è gente. Questa è la parte interna della barca invece. Stanno preparando il cibo. E di qua vedo persone in acqua. E anche della nostra barca qualcuno si è buttato. Stanno letteralmente per cucinare su un barbecue qui sull'isola. Adoro. Cioè sull'isola, sulla barca. Ci credo, la mia amica è coraggiosissima. Voglio solo sentire la temperatura. Com'è? Bella? Oddio, pensavo più fredda, raga. Sì? Beh, dopo ci buttiamo. Perché ci dovrebbe essere un mare che sta vicino a un vulcano. Cioè un punto del mare che sta vicino a un vulcano dove l'acqua è calda. Prima siamo passate a White Beach, che è una spiaggia che si può raggiungere soltanto con la barca. Abbiamo finito di mangiare. Deborah ha mangiato la roba vegetariana e io quella con il pollo, che è sempre una sicurezza in queste situazioni, il pollo. Ok, sono nel bagno, che è minuscolo. Cioè, mini. Infatti cercherò di non usarlo, se, a meno che tipo non dovrò per andare al bagno, ma volevo cambiare il costume perché come le pazze ci siamo fatte il bagno nell'acqua gelida, però era troppo cristallina per non farlo.
allego una foto perché è l'unica cosa che siamo riuscite a farci fare. E quindi sono tutta bagnata, anche il costume. Sì, mi sto asciugando un po' il sole, però oddio che mi muovo, che strano. Però non ho il mal di mare. Cambio costume fatto, ho messo questo nero. Ve lo consiglio, raga. Non questo, in generale, di portare un cambio costume sulla barca. E stiamo ripartendo. Davvero è andato a prendere le felpe, perché quando si va, cioè, quando si cammina, tra virgolette, naviga, fa freddo già dentro. The old volcano is 2000 years old and not active, and this is the new volcano which is 500 years and active, but it's the same because both have sulfur which make the water 3 or 5 degrees warmer. And have the sulfur which stain on your swimwear. Ok, siamo in mezzo a due vulcani, uno è attivo e uno no. Questo no. If you have skin problems, heart problems, asthma or pregnancy, okay. We're gonna have about here 20 minutes. Thank you very much. Ora che siamo fermi faccio un giretto della barca con voi, sperando di non cadere. Qui ci sono tutti i pillows dove ci si può sedere anche mentre è in movimento la barca, spero mi sentiate. Qui solo quando la barca è ferma invece. Tra poco inizierà il tramonto, vulcano attivo amici. Vulcano non attivo. E ecco qui, abbiamo fatto tutta la barchetta. Ah, è andato più con le terre. E qua prima ci siamo buttate. Lì ci sono dei pazzerelli di una barca vicino alla nostra, non la nostra, loro, che si sono buttati ed hanno raggiunto quella parte lì che è più calda. Dovrebbe esserci acqua calda. Sì, anche sì, si vede, toccano con i piedini. E dovrebbe essere un'acqua caldina, proprio perché siamo in mezzo anche appunto a due vulcani di cui uno attivo, quindi ci saranno zone con acqua calda. Il punto è che io ho messo piedino qua, esattamente là, ed è fredda, quindi per arrivarci comunque fa freddo. Poi ormai non è che c'è il sole potente di prima, si sta piano piano facendo il tramonto e quindi non lo faremo. Abbiamo già dato prima, vera amica? Sì. Tu ti stai riscaldando al barbecue, però. Quello che sì. Rimane del barbecue. Qui hanno fatto pollo e le verdurine, sì. Per Debs e un maiale. Tutti, abbiamo preso tutti i pollo letteralmente, qualcuno vegetariano e uno ha preso un maiale. Era carino, adesso hanno dato anche tipo un dolcino. Buono raga, lo yogurt con le amarene, l'amica mia non gli piacciono le amarene. Not a fan, cioè ogni tanto le mangio però Così buone. Poi Deborah stamattina a colazione si è preso yogurt con, sempre yogurt greco, ovviamente con miele e noci, quindi avevo voglia di miele e noci. Abbiamo chiacchierato un po' con i nostri compagni di viaggio, siamo le uniche italiane, c'è qualche americano, qualche brasiliano. Sì, americani e brasiliani. E io invidio tantissimo i secondi perché sapete che ci voglio andare, soltanto che non parlano inglese bene, quindi è difficile capirsi. Gli volevo chiedere quando era meglio andare, in che posto. Deborah ha appena proposto di farci un selfie mettendo il telefono sulla barca alla mercé del mare. Ho appena chiesto al tizio che sta pulendo adesso la barca, visto che ogni tanto magari si è rovesciata una Coca-Cola così. Perché a bordo ti danno anche da bere, appunto da mangiare come vi ho detto prima. E noi abbiamo pagato 95 a testa, viene 110, si vede che era, cioè siamo comunque noi in altissima stagione ancora. Dura 5 ore il viaggio e vi fanno fare anche varie fermate. Adesso penso sia la penultima fermata, poi andremo a fare l'ultima dove vediamo tutto il tramonto, che è Ia. Quindi poi abbiamo prenotato un ristorante che è dove ci lascia e poi saliremo su all'hotel. Comunque in tutto ciò, che stavo a dire? Che io ti ho proposto. Ah no, che ho chiesto all'amo delle pulizie che appunto se negli anni ha visto gente perdere il telefono nel mare. Lui fa sì, e io, ed erano disperati, lui sì, e si sono buttati nel mare alla ricerca del telefono, sì, esattamente come ce lo immaginiamo. Ed è stata la mia ansia soprattutto all'inizio del, cioè, ma in realtà quando si muove la barca è la mia ansia a prescindere. Poi mi dispiace che rispetto alle altre barche, ce ne sono di qua e anche di qua si vede molto bene, non so se potete percepire, la nostra non ha, diciamo, questa parte qui di sopra con i cuscini, invece altre sì. Infatti stanno facendo un sacco di foto tipo qui, però non so se se si vede. Sì, sì, ok, le vedete? Che si stanno facendo un sacco di foto le ragazze, mi sono portate tipo dei trolley piene di cambi, piene di costumi, di vestiti, di scarpe, di... Abbiamo visto adesso hanno anche tipo delle farfalle nei capelli, cioè veramente sono il top del top. E noi stiamo venendo dietro tutte le loro foto. Vabbè, dai, noi ce la stiamo anche godendo però. Sì. Loro sono proprio sì, raga, living for the picture. For the gram. Sì.
però poi hanno dei bei ricordi fotografici. Io il vlog. Immaginate comprare un castello vecchio qui e farci una villa con le stanze dentro la montagna. Un architetto l'ha fatto. Quella era la nostra barca. Il tramonto che era molto bello e adesso con una barchetta stiamo andando. Questa è Ia vista dal basso e oddio, mi sono perso il nostro tè. È quello che dicevo dall'inizio, è tipo il primo, ma è il primo che incontra le scale, siamo fortunati. E qui c'è tutta questa serie di taverne, ce ne sono tante, e c'è anche da qualche parte quella dove abbiamo prenotato noi, è questa catena, sì. Ora scenderemo. Thank you so much. Thank you. The nails are perfect, can I see? Thank you. Yeah, it's a particular technique for French. Oh. Thank you. Thank you. With the butterflies. Wow. I like them more, I'm sorry. Yeah, they're beautiful. Yeah, where we go to, she's amazing. Abbiamo cambiato posto, non siamo più andati da Catina perché Catina non aveva una cosa fondamentale, questo fuoco. E poi beh, ci stanno dando anche le copertine, una cosa che però hanno molti in questa stagione pre. Perché lo sanno che fa freddo. E ovviamente non c'è più il vento che c'era sulla barca, però comunque ne abbiamo anche i capelli bagnati perché abbiamo fatto il bagno. La vista è ancora spettacolare. Hi. Hi. Hi, yes, still water, please. Room temperature, please. Se non muoio. E la, dicevo, la vista è ancora stupenda. Ci sono dei colori molto belli stasera. Lilla, rosa, celeste. È veramente bello. Ormai non è tramonto, siamo al crepuscolo, però è veramente bello. Quindi vabbè, abbiamo cambiato e siamo qui. Questo posto che si chiama Sunset. Sì, a Moody Bay, che è una della cioè la spiaggia che c'è sotto Ia. E niente, proviamo, vediamo cosa c'è. Non sappiamo neanche se Deborah c'è qualcosa che può mangiare. Sì, sì, c'è? Ci sono diverse cose, devo dire. Ok, quindi anche opzioni vegetariane. È arrivato il momento di fare tutte queste scale. E di? No. Non si dice. Raga, ma guardate che bello. C'è qualcosa che fa riflesso nel mare, che è blu, elettrico. Sì. Cioè, guardate che meraviglia. Non si vede la differenza col cielo. E questa appunto è la baia dove abbiamo cenato. E adesso andremo verso il nostro... Oh, oh. Ciao amici. Verso il nostro hotel. La mia amica ha un problema, lo devo sapere. Corre. Ha delle gambette a gamberetto. Che significa? Che corre. E l'altro giorno pure con Romina lo stavamo dicendo. Mia sorella? Che io gli ho chiesto, ma chi è in famiglia vostra che c'ha sta cosa delle gambette a gamberetto? E lei mi ha detto, nessuno. Quindi devi capire quale tuo antenato. Ma senti i gatti. Ah no! Sono... Probabilmente un maschio sta cercando di bombare una femmina. Perché lo sapete che per le gattine è dolorosissimo, sì, l'accoppiamento? Perché i maschi hanno... I gatti maschi hanno un pene spinoso. Il pene spinoso. In realtà sotto questa luce ti posso svelare da dove ho preso questa cosa delle gambette. Cioè? Io avevo un'amica che credo che fosse perché faceva gli scout. Quando dovevamo andare in un posto diciamo sempre meta. Ok. Meta. Tu non devi pensare al percorso, meta. Cioè tu non devi pensare al fatto che stai facendo questo scalino, tu devi fare. Cioè non devi pensare, devi pensare ad altro. Sì, ma se nel frattempo ti viene un attacco di cuore, non ci devi pensare. Cioè tu devi fare meta. Ma come fai a non pensare? Vai. Se vediamo il cazzo all'amore. Ma la bellezza di Ia, la sera, cioè... Mi sono estasiata. E questa è la baia dall'alto. Raga, posso dire comunque che hotel che abbiamo preso. Non so se l'ho detto nel vlog. Si chiama Old Castle Oya. O Old Castle Ia. Cioè,
Adesso l'acqua è calda, volendo ci si può fare il bagno. Questa è la suite accanto alla nostra e ce n'è un'altra così e ce ne sono altre qua sopra che ovviamente non si vedono. Debra dice vuole fare il bagno. Io faccio il bagno, sì. Effettivamente abbiamo il costume sotto. Sì, io me lo faccio perché tanto si deve fare la doccia. Davvero? Almeno una volta sola, almeno una volta di sera. Il bagno si spera. Si spera. Calispera. Calispera, calimera. Anzi, ho deciso di fare un video in piscina per salutarvi da questa giornata, perché altrimenti finisce come di Beauty House, che diciamo sempre ciao, adesso andiamo a usare la piscina e poi non si vede mai, la usiamo noi. Quando abbiamo le piscine le usiamo davvero. Sì. Ah, che bello. Anzi, nella prima stagione non c'eravamo riuscite, però davvero. C'è pure freddo, però. Era novembre, ragazzi. Ma che meraviglia. No, cioè, di qua c'è Ia e di qua la baia. È caldissimo, è caldissima. Io non so se bagnarmi i capelli. E tanto te li devi lavare. Lo so, però poi è freddo. No, se vive una volta sola. Dai, lo faccio. Questo hotel si augura. Se c'è una cosa che veramente non ci devo pensare neanche una volta nel dire che ha provato, è questo hotel. Oggi c'è una bellissima mezzaluna power. Beh. Vai. Buonanotte. Buongiornissimo, giornata soleggiata, fortunata e stupenda con mia amica e stupenda con un posto dove far colazione dove non siamo mai state. Adesso andiamo a scoprire, nella bucket list c'è scoprire un posto carino per fare aperitivo, ma oggi intanto scopriamo un posto dove fare colazione a Santorini, vediamo. Oh my god, lei sta dipingendo. È questo? Sento un odore fortissimo di crepe. Che è dove vogliamo andare? Non capisco se è questo. Sì, è questa qui. Si chiama Vitrine e fanno crepe. Quindi adesso ce ne godremo una guardando questa vista. Che meraviglia. Finalmente proviamo il Nesquik frappè. Che lo leggiamo in tipo da giorni in, sì, tutti i menu dei bar. E ci avete consigliato anche voi in DM. E poi proviamo il lemon juice anche qua. Ormai devo vedere. Allora, già dalla faccia ti dico che non è come quello del primo giorno. No, perché no, non ci sono le foglioline. No, ma il primo giorno era proprio. C'era il limone. Vediamo. Ma come ma? Più buono quello che ho preso ieri? Che abbiamo preso ieri? Quindi meglio il cappuccino freddo. Ah, il cappuccino. Sì. Cosa che non ti piace? Forse ci andava lo zucchero in questo. Invece ho assaggiato la limonata ed è buona, ma è come se me la facessi a casa. Cioè, come se facessi la limonata a casa, verrebbe così buona, senza zucchero. Invece quella di ieri a Fira era con lo zucchero, e anche se avevamo chiesto senza. E poi era tipo con l'acqua frizzante, no? Questa è buona, ma la migliore è da Melenio. Cioè, raga, sembra di mangiare il limone a pezzi. Cioè, questa è la classica limonata buona, che però te la fai pure a casa, buona così. Sì, è vero, quell'altra è più buona perché era un po' più dolce anche. Cioè, era aspra, ma dolce allo stesso tempo. Perché era tanto aspra da essere poi dolce nella tua testa. Ma poi era gialla, c'era il limone veramente dentro, con i pezzi. Questo si vede che c'è il succo di limone che ha sbiancato l'acqua così, ingiallita poco poco, ma il primo giorno era spettacolare. Assaggio il tuo per capire se è lo zucchero il problema. Oh, le crepe sembrano veramente buone, ma già dall'odore si, vero? Si sente in giro per l'isola che le fanno spesso. Mm-mm. Adesso se ne saliamo qui, dove le persone vengono a vedere una super vista e anche poi vabbè il tramonto. Beh, la vista effettivamente è stupenda. E qua vedi bene tutta Ia e anche parte di... Vedi, su quella è Fira? Oui. Poi l'isola appunto fa questa mega C e di là è dall'altra parte dell'isola, che è a Cratiri, sì, tipo. Non ne ho idea, ma questo non ci si può. Sì, andiamo come la canzone. Come fa la canzone? Qui dove il mare luccica. Ah, lì. E Deborah ovviamente non sa di chi è la canzone. No. Quindi vedi, sei inconsapevolmente poetessa anche tu. Vero? E chi è che la canta? Dalla, Lucio Dalla. Che bella, so, in realtà di là continua, io non pensavo. Se la mia amica pazza, che le manca forse, non lo so,
si voleva sedere oggi. Ma sì, vedi, bambina, che ci si siedono tutti. Allora, tutti non mi interessa che fine fanno, va bene, ma noi due sì, ok? Non te voglio perdere a Santorini. Sì, comunque però vi consiglio di salire qui. Noi pensavamo fosse solo quella lì, a vederla dal nostro hotel. Invece no, c'è tanta roba. Bello, bello. E la mia amica vuole che mi sieda lì per morire. Dai, non muore nessuno, su. Cioè, ma secondo voi una persona può avere paura di sedersi qua? Sì. Cosa? Non ti avvicinare troppo. Cosa c'è? Giù. Cioè, posso fare così, che comunque uno pensa che io sia seduta, va bene lo stesso. Ok. Andare più indietro, aspetta. Benissimo. Qua siamo un po' in mezzo alle rovine, sicuramente di chiese, vista la quantità di croci. Le merveille, molto bello. E qui era sicuramente la parte dell'altare, si dice, no? Molto bello, lo ammetto. Ta-da! E oggi il make-up è il più semplice che abbia mai fatto. Non ho messo fondo, non ho messo niente. Vabbè, blush, cose. Però è il più semplice di tutti. Volevo mettere anche le ciglia singole, ma non le ho trovate. A questo punto non so neanche se le ho portate. Stamattina siamo state tutto il tempo in piscina, alla fine, dopo le crepe. Abbiamo visitato il sì, siamo state... Sì, siamo... Cioè, abbiamo deciso di rilassarci proprio totalmente l'ultimo giorno a IA, quindi abbiamo deciso di passarlo qui. Adesso ho sul rossetto FAM dei nuovi usciti di Cash Beauty, che mi piacciono tantissimo. Hanno dentro acido ialuronico, vitamina E, credo anche aloe vera. Sono... Cioè, questo per me è il colore che non toglierò mai dalle mie labbra. Quando ero non abbronzata sembrava più rosa, adesso è proprio color carne. Bellissimo. Cioè, bellissimo. E ce ne sono anche altri due, Icon, che è più chiaro, e Bare, che è più scuro, più sul marrone. Però io sono innamorata di FAM. Cioè, proprio, secondo me, incarrellatelo così. Niente, mi dispiace per le ciglia che sono un po' però adesso devo andare a decidere cosa mettermi. E non è una cosa semplice perché sono in crazy outfit. Ho appena pestato il piede, raga, a Deborah, perché volevo vedere il bel gatto. Volevo far vedere il bel gatto nella nostra piscina. Ciao, amore! Ciao, piccolo! No, piccola! Oh, piccolo! Il gatto sembra una femminina, con quelle mini mani. Bello! Ciao! Sei molto dolce, vero? Sei molto dolce, io lo so. Piccolo. Ciao, bel gattino, sei una femminuccia. Penultima volta che facciamo questa salita. Che traffico di gente oggi a vedere il tramonto. Ok, alla fine siamo a vedere il tramonto in un bar. Che bello. C'è anche la vero? Sì. Che si chiama... Ah no, è sempre Oi Alexis, che è uno dei posti dove siamo venuti a cena, però anche questo rooftop dove non eravamo state. Volevamo andare al Naos, però avevano la puzza sotto al naso, raga, tantissimo. Sì, è vero. Per stare lì dovete prenotare il tavolo, sarà una parte più bella, ma dovete dire, cioè dovete dichiarare che spenderete più di 80 euro a persona. E... Però proprio in generale non ci sono piaciuti, perché comunque noi avremmo forse anche fatto cena. Però intanto volevamo bere e non ci davano un bel tavolo se non... Cioè, se non spendi almeno 80 euro a persona, stai nei posti schifosi, praticamente. Però il punto è che era tutto libero. Sì, infatti. C'era tutto libero. C'erano due o tre tavoli occupati. Vabbè, stanno bene dove stanno. Adesso ci prendiamo dei... Drink. Comunque, indubbiamente, una delle cose più belle è prenotare a cenare un po' prima rispetto a quanto siamo abituati noi italiani per godersi la cena al tramonto. Cioè, secondo me hanno fatto tutti molto meglio di noi. Anche se ne abbiamo mangiato la finalmente pita gyros. Sì. Alle 5 e mezza? No, un po' 5. Prima, alle 5. Quindi adesso ci stiamo bevendo i bei cocktail. Guarda che drinketta che sei! Ma perché questo era più piccolino? Sì, sì, sì. La mia amica. Ma tu sei lenta? Sì. Soprattutto ho più fame che sete in questo momento. Sì? Mm-hmm. Guardate che carina la giacuzza al sole. Sta troppo bene con queste peonie sulle sopra? Non credo. No, le peonie sono diverse. Non so se sono magnolie o orchidee o boh. No, lo so come sono.
i bei fiori. Sono i bei fiori. E poi è bellissimo questo sole tramontino. Vero? Anche la mia amica con questo completino, di dov'è? La mia amica di Bershka. Che bella luce del crepuscolo. Ufficialmente ultimo tramonto. Aia, Santorini. Sta per scendere, penso sia il più bello. Sì, è vero. È il più arancione. Intenso di tutti quanti. Io mi sono abbinata. Debra, anche tu, in realtà, appena pianto. Siamo arancione e rosa. Sì, poi siamo anche rosse dalla bronzata da gamberetti. Domattina si torna. Il bel triste. Si vola e si torna. E niente, ragazzi. Abbiamo spuntato tante cose da questa summer bucket list e sono molto contenta. Prima volta a Santorini è stata esattamente come me la immaginavo. Mm-mm. E avevo alte aspettative. Quindi sono stata. È difficile veramente comunque il fatto che. Quando parti con delle alte aspettative è peggio di non di partire senza. È vero, senza. È vero. E sono state tutte belle rispetto. Cioè, sono contenta. Ma poi ci siamo comunque rilassate, però abbiamo esplorato e abbiamo fatto workout inaspettato. E ci siamo pure dimagrite. E abbiamo sì, visto. Abbiamo constatato di sì. E abbiamo fatto il bagno nell'acqua gelida ieri in catamarano, abbiamo fatto un bel giro in barca. Però, cioè, io era la prima volta che nuotavo in mare aperto, non l'avevo mai fatto in tutta la vita, quindi bellissimo. Dobbiamo fare più viaggi così. Consigliateci qua sotto se siete arrivati alla fine del video quale potrebbe essere la prossima meta da fare solo noi due. Ci vediamo nei prossimi video, ovviamente, perché la summer bucket list è appena iniziata. E mi raccomando, fatemi sapere anche quali punti delle vostre liste avete già spuntato e quali spunterete nelle prossime settimane. E soprattutto dite alla mia amica che mi deve portare a Gardaland, perché sono le macchinette per prendere i Pokémon. È vero, è nella mia bucket list andare al parco, come l'ho chiamato? Parco divertimenti. Parco divertimenti, una cosa del genere, perché non ci sono mai stata. Sono stata solo agli Universal Studios a Los Angeles, ma nessuno in Italia. Quindi niente, io mando un mega bacio, vi aspetto come al solito su Instagram, TikTok, qui sotto trovate un video da recuperare e i bottoni del canale se non siete iscritti. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon! Debra ha detto al signore se poteva per favore take away le cose che non avevamo finito perché eravamo piene, e lui ha capito. Take away. Quindi adesso torniamo in hotel con la ciba.